Ciao a tutti, sono Nicola Del Vecchio, faccio parte della società agricola Alba, che è un'azienda agricola multifunzionale che è nata da 4 anni in Molise. Sono Michela e in questo momento vivo in Molise e ho iniziato il progetto di impresa con il mio fidanzato Nicola. Mi unisco a Nicola proprio per continuare quello che è il progetto dell'azienda agricola Alba e incrementare con una piccola esperienza degli ultimi anni a livello di marketing e comunicazione quelli che sono un po' i concetti principali dell'azienda e quello che vorremmo comunicare ai nostri consumatori. Abbiamo iniziato un allevamento ovicaprino di razza Gentile di Puglia per quanto riguarda le pecore, con il quale adesso stiamo andando ad alimentare con il latte prodotto il caseificio aziendale. A questo affianchiamo sin dall'inizio l'allevamento, seppur inizialmente amatoriale, delle galline da uova, quindi galline ovaiole, polli per carne e galline ornamentali che andassero a captare un mercato che è quello di anche amatoriale, ma comunque un po' più ampio, che permettesse di far conoscere le peculiarità dell'azienda anche all'esterno. Primo concetto più importante degli altri è sicuramente il fatto che non produciamo semplici prodotti agricoli, ma che cerchiamo di dare agli altri quello che è il nostro stile di vita, perché quello che noi crediamo è che il cibo sia portatore prima di tutto di benessere. C'è stata l'occasione di scrivere con Nicola il progetto di un'azienda agricola e sorella di Alba, la società agricola Alternature, che sarà accompagnata dalla professionalità di un altro ex studente di scienze gastronomiche, Francesco Di Palma, e con questo team di persone cerchiamo di creare un'azienda agricola a sfondo sociale. Come Alba, Alternature cercherà di creare un ciclo chiuso e autopoietico, alternando le produzioni e soprattutto riutilizzando gli sprechi di esse all'interno di un'altra produzione. Oltre ai vari allevamenti e alla trasformazione del latte in formaggio, abbiamo piantato anche bambù, in quanto pensiamo che sia una piantagione abbastanza rivoluzionaria sia per l'Italia che per il sud, che in generale per una filiera di un'azienda agricola. Abbiamo iniziato a sviluppare un ramo educativo affiancato dall'idea di creare una condotta slow food nella nostra zona, che abbracciasse quelli che sono 5 diversi comuni della zona di Campolieto, San Giovanni in Galdo, Ielsi, Gildone e Campo di Pietra e Toro, in modo da poter sviluppare dei progetti che riguardino degli orti didattici, che coinvolgano ragazzi, che coinvolgano anche università per gli studi e che permettano di fare esperienza. Quello che si vuole creare è un centro alla fine tra Alba e Alternature, multifunzionale e didattico, che possa essere un esempio, ma soprattutto che possa coinvolgere la popolazione locale. Per cui l'idea di creare fra qualche anno una cooperativa sociale che sia spin-off dell'azienda e che si occupi di tutte quelle attività che saranno legate al forno sociale, quindi alla creazione di momenti di incontro legate alla produzione, al riutilizzo di prodotti cultivar autoctone del territorio come i cereali che verranno utilizzati all'interno del forno, al riutilizzo di sistemi antichi, per esempio la panificazione con il lievito madre. Con questo progetto cerchiamo di coinvolgere altri con la nostra passione e col nostro stile di vita, perché queste maniere in cui il cibo viene concepito in maniera buona, pulita e giusta possa essere diffuso a livello non solo nazionale ma in tutto il pianeta alla fine. È una grande ambizione, speriamo di realizzarla e speriamo di vedervi presto in Molise.